In questa sessione degli appuntamenti La formazione non si ferma, parleremo delle schede laboratoriali che abbiamo associato al kit VPChem. Sono dei semplici esperimenti che si possono fare in casa, ma chiaramente anche a scuola e ancora meglio in un laboratorio. I criteri per cui abbiamo deciso di selezionare questi esperimenti rispondevano a questi semplici fattori. Uno, la semplicità. Dovevano essere esperimenti da poter fare ovunque, in qualunque condizione, in qualunque materiale anche non specifico di laboratorio. La riproducibilità, l'esperimento per essere carino deve venire sempre bene e riproducibile da chiunque lo voglia fare in autonomia. E la sicurezza. Abbiamo selezionato attività con reagenti di uso comune, non tossici, che possiamo usare sempre in sicurezza senza nessun pericolo. I dispositivi di sicurezza, come su ogni laboratorio che ho adottato, sono i guanti. Non ho gli occhiali di laboratorio, ma ho i miei occhiali. Sarebbe bene mettere un camice o qualcosa, ma comunque tutto è in sicurezza. Gli esperimenti sono di quattro tipi per i quattro quadranti. Abbiamo esperimenti per le risorse, per le trasformazioni chimiche e biotecnologiche della bioplastica. Esperimenti sui materiali, sulla progettazione dei materiali ed infine sulla disintegrabilità e biodegradazione. Oggi parleremo della scheda numero 1. Dove si trova l'amido? Perché? Noi abbiamo detto, quando abbiamo parlato di risorse rinnovabili, che nelle risorse, nelle biomasse ci sono lipidi, piuttosto cellulose, piuttosto amido, piuttosto anche la parte proteica. Da un punto di vista proprio sperimentale, quello che è più semplice da identificare è proprio la componente amidacea, che si può fare utilizzando della comunissima tintura di iodio che io ho messo in questa boccettina perché contiene anche un contagocce, che troviamo in farmacia e che si usa in genere per disinfettare le ferite. La tintura di iodio ha una proprietà di cambiare colore se è in presenza di amido, e in particolare in presenza di amido diventa blu scuro. Come si progetta un esperimento? L'esperimento si progetta in modo tale che in primo luogo abbiamo bisogno di un controllo negativo, che cosa succede in assenza di amido, e di un controllo positivo. Quindi nei miei due bicchieri, che noi pensiamo siano due provette di laboratorio, mettiamo da una parte la tintura di iodio senza niente e da una parte la tintura di iodio con l'amido industriale che ho progettato. Vedete? Diventa immediatamente blu. Quindi tutto quello che andrò a analizzare sarà verificare se le mie materie prime sono di colore blu, contengono amido. Se rimangono di questi colori, non ne contengono. Ho selezionato varie cose. Innanzitutto abbiamo preso i semi di cartamo, che sono quelli utilizzati e spiegati nella sezione risorse. Attraverso un mortaio le ho tritate leggermente e verifichiamo subito se contengono oppure no amido. La riproducibilità dell'esperimento fa sì che io devo mettere sempre un piccolo quantitativo, un po' d'acqua e successivamente un po' di tintura di iodio. Andiamo avanti, verifichiamo delle cose. Mais, abbiamo detto che questo è l'amido di mais, anche questo triturato leggermente. Vediamo che cosa succede in presenza sempre di acqua. Allora, già vediamo la differenza tra due semi, uno che io ho chiamato anche l'altra volta oleoso, dove la presenza di amido ci sono delle puntine blu, ma evidentemente ce n'è piccolissima quantità, mentre nel mais è veramente molto molto presente, perché il mais triturato, che di fatto è la polenta, si colora esattamente come l'amido. Vediamo che cosa succede nei frutti. Qui ho preso una mela, qui
qui una patata, che non è proprio un frutto ma è un tubero, oppure poi verifichiamo, possiamo verificare anche per esempio il riso. E poi ho provato a vedere, sempre perché riteniamo che sia importante anche la parte lignocellulosica, che cosa succede su... Qui è stato molto difficile di fatto selezionare, rompere tutti i pezzettini, sarebbero dovuti essere molto più pezzetti, molto più piccoli, però vediamo. Come sempre mettiamo acqua in tutti i contenitori. In laboratorio è anche molto più semplice, si possono fare delle puree, si possono fare molte altre cose. In casa invece ci accontentiamo di quello che si ha. Mettiamo nella mela, mettiamo nella patata, mettiamo nel riso e mettiamo nel legno. Anzi, nel legno lo mettiamo anche proprio sopra, così vediamo se reagisce, come reagisce nel... Allora, vediamo pian piano. Il riso, come ci si aspettava, molto amidaceo, vedete? Si colorano tutti i chicchi e tutto l'amido disperso, chiaramente non se ne disperde tanto quanto nell'amido, che è parzialmente solubile, però una buona parte. Nella patata faticano più a disperdersi, però appena il reagente rimane proprio sopra nella patata, si colora immediatamente. Questo vuol dire che l'amido è sicuramente presente, però si scioglie facilmente in acqua. Vedete, diventa pian piano tutta nera. Prendiamo un altro cucchiaino. Nella mela invece è molto molto poco, quasi niente, rimane, vedete, abbastanza marrone. E quindi qual è la conclusione? La conclusione è: anche nel legno la cellulosa reagisce più lentamente, però non possiamo dire che assolutamente si colora. Quindi qual è la conclusione? La conclusione è che attraverso questo semplice esperimento noi abbiamo identificato che nel seme oleoso di amido ce n'è niente, praticamente quasi niente. Nei semi invece tipo mais o anche in altri cereali, se avessimo provato, l'amido è molto presente. Nella frutta, che sappiamo presenza di zuccheri, l'amido non è presente. Nelle patate invece è ben presente, ma rimane molto all'interno del tubero. Analogamente nel riso, molto presente, in particolare questo è il riso brillato, quindi che non ha per niente la carossile, quindi si perde molto amido in acqua. E come vediamo anche nella parte lignocellulosica non lo vediamo. Nel prossimo esperimento vedremo le proprietà dell'amido, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista chimico. Grazie!